L'altare. Appena entrati in San Paolo, vedrete alla vostra sinistra l'altare maggiore, accanto al quale si trova il banco di preghiera dell'arcivescovo. L'altare stesso è stato costruito come parte di un nuovo progetto per la chiesa nel 1949. Sebbene ora non sia visibile, la prima pietra posta dalla regina Adelaide nel 1839 si trova nel muro dietro l'altare. Sopra l'altare c'è un dipinto raffigurante Cristo deriso dai soldati romani prima della sua crocifissione. Sui pannelli laterali, in quercia, si trovano i dettagli delle forze armate e delle navi coinvolte nel secondo assedio di Malta nella Seconda Guerra Mondiale, che durò tra il 1940 e il 1942. I pannelli furono realizzati nel Devon, in Inghilterra, e spediti sull'isola. I 12 stemmi, situati sopra i pannelli, rappresentano le forze del Commonwealth che hanno difeso Malta durante la guerra. Durante il bombardamento di Malta, in cui il 30% degli edifici dell'isola è stato distrutto, le funzioni religiose si svolgevano nell'Undercroft. Miracolosamente, la stessa cattedrale ha subito pochi danni.